tutta una serie di misure che sono state frutto, direi, di quelle che sono oltre che l'ordinanza, ma anche gli indirizzi nazionali, hanno sicuramente avuto i loro effetti. Quindi i numeri che da un po' di giorni abbiamo di positivi si sono sicuramente stabilizzati, no, non oso dire ridotti, diciamo che la curva e i parametri che noi quotidianamente andiamo a valutare stanno migliorando. Che non significa, questo a me preme molto sottolinearlo, che noi siamo fuori da quello che è il contesto pandemico, è un contesto comunque di emergenza. Il nostro sistema sta reggendo bene perché comunque abbiamo un potere sul ricovero ospedaliero, abbiamo ancora un delta importante, per cui non solo abbiamo già lo stato attuale, cioè nella fase 3, dei posti letto disponibili ancora, ma è chiaro che abbiamo una ulteriore modulazione nell'eventualità si dovesse ulteriormente rialzare la curva e ci fossero necessità ulteriori di ricovero, possiamo ulteriormente espandere all'interno degli ospedali. Quindi abbiamo strutturato un piano autunno-inverno Covid in tempo, direi, perché l'abbiamo strutturato a fine agosto, settembre, poi è passato in CTSS, ma che ha previsto tutte le fasi di modulazione, non solamente sugli ospedali, ma ovviamente anche sul territorio. Il territorio sta tenendo molto bene, mi permetto infatti di dire, basta considerare che noi abbiamo un totale di persone positive attive, che sono ad oggi, dall'inizio ad oggi, 3.334, quindi non sono poche, sono veramente un numero importante, e di queste avete visto che il numero complessivo dei ricoverati ad oggi, parlando appunto di tutta la rete degli ospedali, è di 205, cioè su il totale il 94% sono collocate sul territorio e solo il 6% sono ricoverate. Dentro quei ricoveri c'è un di cui della terapia intensiva che rappresenta il 12%.